È stato celebrato questa mattina alle ore 11 il 67esimo anniversario della fucilazione di Franco Martelli, comandante partigiano, responsabile militare della brigata unificata Ippolito Nievo di Pianura. Erano presenti, nel luogo della memoria partigiana in via Montereale, anche l'assessore comunale Vincenzo Romor. È opportuno ricordare proprio in questo posto queste testimonianze che si possono toccare quasi dal vivo, che si vedono addirittura i segni ancora sul muro, non possono mai essere dimenticati e sicuramente noi vogliamo mantenere questa memoria e faremo la cittadella della salute e della memoria assieme, in modo che i cittadini che vengono a usare le strutture nuove che verranno costruite qua potranno ogni giorno rendersi conto di ciò che è stato il nostro passato, dell'importanza che questi uomini hanno dato alla loro vita per la libertà e la democrazia. Ma nel dettaglio scopriamo chi era Franco Martelli. Con una parola sintetica potrei dire che Franco Martelli è un nume tutelare di Pordenone, perché pur non essendo del posto, non essendo di qua, lui ritornato col suo reggimento a Pordenone, mentre poteva dissociarsi e rimanere per conto proprio, è andato alla ricerca dei capi della resistenza osovani dell'Osopo, si è messo a disposizione con umiltà, ha accettato di fare il comandante territoriale e poi ha fatto il capo di stato maggiore nella Ippolito di Pianura. Sì, è stato fucilato, ma con un senso dell'onore. È un senso di amor patria che ha sorpreso perfino gli ufficiali tedeschi, l'ufficiale che gli ha detto in punto di, nel momento della fucilazione, lei mi porta rancore? Lui ha detto no, perché so che lei è un ufficiale, l'ufficiale deve obbedire, anzi le do la mano, le raccomando soltanto di lasciarmi comandare il plotone esecuzione e che mi possano fucilare al petto, ed è morto pronunciando queste parole: viva l'Italia libera. Ed è quindi un martire di Pordenone, diventato pordenonese. La cerimonia è stata preceduta dalla messa celebrata alle 10 nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini. Alla commemorazione ufficiale è intervenuto anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. È un momento importante per la città. Franco Martelli rimane il campione dei valori a cui ispirarci. Averne costante la memoria serve proprio a questa città dal punto di vista del momento politico, non solo di Pordenone, ma città inserita nel paese, a capire dove sono le radici. È una memoria che deve essere rinnovata puntualmente e che dobbiamo offrire ai nostri giovani proprio per avere la possibilità di andare avanti e di tenere la barra dritta.